No, beh, qua non ci sono ancora, Gio. Ok, forse ci siamo. Forse ci siamo. Questo è il materiale che ho visto l'altra volta proprio in questa zona. In effetti qua è un po' che non ci vediamo. Ehi, Ninja Jazz Combat, bentornati in questo nuovo video. Ok, mi vedete con questa lente di ingrandimento. Questa lente di ingrandimento dovrebbe rilevare delle forme molto molto segrete, specialmente impronte di hackers. Sono andata a cercarla nella scatola degli Spy Ninja Gadget e questa nasconde un altro segreto che poi vedremo, ma innanzitutto ricordatevi del video scorso perché ci sono delle cose che forse vi sono sfuggite. Vi ricordate gli hackers del cuore nero? Nel 2023 loro hanno bisogno di lasciare il loro simbolo, che è il cuore nero famosissimo. Dentro questo cuore nero ci sono più di 700 hackers e voglio pensare di rintracciare 700 hackers con questa lente di ingrandimento. Beh, forse non mi basterà, dovrò comprare miliardi di gadget super segreti perché ce ne sono veramente un'infinità. Ok, e quindi preparatevi a vedere una enormità di stock di gadget Spy Ninja. E forse Joe lo sa. Joe? Sì, sempre belle parole dici, ma io sono convinto di una cosa. Questo punto è stato incendiato, vedi, è diventato tutto carbone. E se è stato incendiato è stato fatto per nascondere tutte le loro tracce. Sì, Joe, in effetti hanno voluto cancellare un po' delle prove che stavano facendo in questa zona. Perché proprio qua? Guarda, ci sono delle montagnette lì e ce n'è un'altra anche là. Se fosse che nascondono dei bunkers? Perché stava scavando Capitan Bart dall'altra parte del parco? Che cosa aveva in mente in realtà? E poi comunque hanno detto che li hanno visti proprio qua qualcuno che abita nella zona e fa parte segretamente dei Ninja Jazz Combat. Guardate dietro di me che cosa ho visto. C'è questa specie di simbolo. Ma che cosa? Sì, anzi, sì. Sono due giorni. È molto strano, ci sono due occhi. Uno è lì e l'altro è lì, sì, guarda lì. Joe. Sono degli occhi. Hanno scavato loro stanotte, secondo me. Secondo me stanotte hanno scavato dentro qui e hanno messo delle telecamere qua dietro per spiare tutti i nostri movimenti, perché noi ragazzi, noi Ninja Jazz Combat abitiamo proprio dietro questa montagnetta e loro ci stanno seguendo, raga. Secondo me stanno facendo delle cose molto strane. Guarda giù, non so se te ne sei accorto, ma c'è una strada che porta all'infinito verso chissà dove e poi una verso casa. È vero, verso casa! Ok, forse si stanno avvicinando troppo. La zona sta per essere completamente sommersa di telecamere. Oddio, ma che cosa? Cioè, questo albero, quelle montagnette, quella brace appena stata spenta. Qua è la via di fuga, alla fine. Che cosa? Allora avrebbero camminato fino qua e poi sono andati via con una moto? Con una macchina? Segretamente personalizzata con il cuore nero del Capitan Bart? Ok, tutto questo è molto strano. Poi guarda tutte quelle pietre, sembrano essere messe per un bunker appena fatto. Raga, stanno spaccando queste pietre. Probabilmente loro hanno usato degli arnesi che hanno bruciato quel posto che abbiamo visto prima per far sparire tutte le loro tracce e le loro impronte. Ma credo che qua sotto, raga, ci deve essere qualcosa di nascosto. Quando batto le mani sento rumore di vuoto. Secondo me qua sotto sì, potrebbe esserci un bunker segreto con un tunnel che ti porta direttamente verso il rifugio di Capitan Bart. Qualcosa mi dice che ci sia già in costruzione questa cosa. E questi sono qua sotto. Cos'è? Sì. Allarme intrusione di casa. Cosa? Allarme intrusione di casa, abbiamo ancora la casa. È come se fosse entrato qualcuno in casa. Oddio, veloce. Che cosa? Allarme intrusione? Ma è un botto di tempo che non ci capita una roba allora, del genere. No, ma magari è entrato il gatto della vicina. Stai tranquilla. Tu hai vero, quello è malefico. Quello è malefico, sì. Andiamo, Gio, corri. Veloce, veloce. Speriamo che sia il gatto. Speriamo che sia il gatto. Oh, capo, io sento strani rumori. È chiusa la porta, Giulia. Chiusa? Sì, meno male. Apri, apri. Stai tranquilla, Sil, non t'agitare. Sarà sicuramente entrato il gatto. Guarda, c'è la finestra aperta, vedi? La finestra aperta, giù. Aspetta, aspetta, forse è il gattino, sai quello piccolino con tutti i cucciolini? Sì, deve essere quello da vicino. Vediamo un po', controlla. Magari è entrato qua. Ehi, vicino? Vicino? Non c'è, Gio. Di solito lascia sempre il suo snack nell'angolo, ma non c'è, ok? Che c'è? Guarda, Joe! Ti ricordi? Volevi popcorn? E quindi? E quindi? Cosa c'entra? Forse è stato il gatto, ma il gatto non ha lasciato il suo indizio. Joe, qua ci sono delle impronte. È il momento di utilizzare la nostra tecnica ninja. La vedo già di qua. Ok, calma. Prendiamo la lente. Ok, ma stai calma. Sicuramente non è stato il gatto, ma
Mentre tu prendi la lente di ingrandimento, io accendo l'impianto di controllo delle telecamere di sicurezza per vedere che cosa è successo negli ultimi 10 minuti, ok? Ora utilizzeremo la nostra lente di ingrandimento su questo bicchiere, perché finalmente forse ci siamo. A parte le nostre impronte digitali, qua ci dovrebbe essere qualcosa. Guarda, già si vede! Oh! Aspetta, guarda. Sì, c'è un'impronta! Enorme! È un pollice enorme! E non è il mio? E non è il tuo? Ora vediamo di chi sono le impronte. E Gio, attraverso questo scotch, rileverà queste impronte e le metteremo nella prova del nostro foglio. Quindi, Okay. Tecnica ninja, Jessica Robot. Vediamo come funziona. Ok, applicato. Dobbiamo fare così. Bene. Okay. Ok, ci siamo. Dobbiamo farlo un po' a lungo perché dobbiamo capire veramente se le prendiamo tutte. Ok, adesso è arrivato il momento. 3, 2, 1... Wow! Eccole Gio, sono proprio qui! Impronte rimosse trasferite. Eccole! Lo eccole! Sono qui! Okay? Adesso e noi le mettiamo qua sopra. Ok. Ok. Perfetto. 7 marzo 2023. Ok. Rilevate queste impronte il 7 marzo. Con questa tecnica noi scopriremo chi veramente è stato in casa nostra. Ma soprattutto adesso, Gio, voglio vedere che cosa c'è nelle telecamere. Qualcuno sicuramente è entrato, perché sennò non sarebbe scattato questo allarme. Certo che mi verrà da ridere se attraverso le telecamere vedremo che è un gatto. Perché se è entrato un gatto, quel bicchiere chi l'ha toccato? Scusa, Sil. Rimarrebbe un dubbio, anzi un mistero. Raga, in questo foglio Sil, da vera ninja Jess Combat quale è, ovviamente, ha appena catalogato le tracce, anzi le impronte, di questa pseudo persona che ha toccato il bicchiere. Ma ora andiamo a vedere le immagini della nostra telecamera di sicurezza installata in casa nostra e vediamo che cosa è successo, raga, perché sono stracurioso. Pronti, Sil? Vai! Vediamo, raga, che cosa è successo negli ultimi 20 minuti. Sil, io vedo già qualcosa fuori dalla finestra. Oddio, un'ombra! Hacker! Oh. Hacker! È entrato, Joe! Ok, l'allarme ha funzionato alla fine! Quindi intrusione di hacker! Che sta facendo? Joe, ma io quella maschera l'ho vista già! Ma questo tipo di hacker io non l'ho mai visto! Guarda, Joe, che spalle alte! Ma quella maschera che abbiamo visto l'altra volta! Guarda chi ha toccato il bicchiere! È lui! Guarda! Hai visto? Ok, questo! Ma si è bevuto i popcorn! Ma sono crudi! Ma che fa? Ma è impazzito! Che schifo! Ma infatti, potrà vomitare anche. Cosa sta combinando, raga? Ma Gio, ma un hacker in casa nostra, ma è assurda sta cosa! Ok, l'altra camera! Che cosa sta facendo adesso? No! Oddio, prenderà gli scacchi, quelli preziosi! No, la lapide! La lapide! Perché sta guardando la lapide? Non lo so! No! Ok! Perché ha toccato la lapide, raga? No raga, ma comunque sta roba è inquietantissima, no, un hacker in casa no. Perché se la ride? Gio, ho un dubbio su quell'hacker. Io non capisco perché se la ride. Forse è uno di quelli che stava scavando anche lui un rifugio vicino alla base di Capitan Bart. Che sta cercando? Gio, sta cercando qualcosa. Una cosa nostra, degli spy ninja. Raga, io comunque quest'hacker non l'ho mai visto. Cioè. Oh, la mia targa! Sta guardando la tua targa di YouTube. Ok. Ha fatto così con le dita. Perché, Gio? Come vuol dire, ti tengo d'occhio. È un segnale. Dove sta andando? Oddio, nelle altre stanze. È andato nelle altre stanze. Ma nelle altre stanze non ci sono le telecamere. Non abbiamo messo la camera, Gio. No, non abbiamo ancora installato. Raga, nelle altre stanze non abbiamo ancora installato le telecamere di sicurezza. È tornato. Cosa ha preso? No, ha una... Sta facendo le foto. Sta scattando delle foto. No, raga, dite nei commenti se avete mai visto questo hacker da qualche parte con delle spalle così alte. Sarà un pugile, non lo so, è molto... No, è molto strano. Questo è il momento che siamo arrivati noi, guarda. Siamo arrivati noi, noi abbiamo aperto la porta e lui se n'è andato. È incredibile. Guardalo. Raga. No, aspetta. Avviciniamo perché questa faccia zoom. Mi piace. Forse è una di quelle maschere che abbiamo visto l'altra volta. Sì, dobbiamo scriverlo qua. Questa traccia è da catalogare a questo tipo di hacker. Scrivi spalle larghe. Aspetta, ok, scriviamolo. Spalle larghe, lo scrivo io. Intanto ragazzi, mettete nei commenti di chi si tratta, se è veramente uno di quelle maschere che abbiamo già visto nel parco vicino al rifugio, quello segreto, super segreto, del leader del gruppo del Cuore Nero, ok? Gio intanto ha scritto le spalle grandi di questo hacker e qua ci abbiamo le sue impronte, quindi per forza è stato lui. Allora raga, io questa notte non dormo perché ora sta storia mi fa star male, perché sapere che un hacker è entrato in casa nostra ed è andato anche nelle altre stanze,
in effetti non sappiamo che cosa sta facendo e quale tipo di hacker si tratta. Alla fine non è Capitan Bart, è uno dei suoi collaboratori segreti, che è entrato perché forse è stato comandato direttamente da Capitan Bart. Vi ricordate nello scorso video quando lui si stava avvicinando e ha detto proprio nel suo canale che sarebbe stato molto vicino a casa? Ecco, questo è una delle prove che non possiamo farne a meno. Ragazzi, qui abbiamo le prime impronte e queste andranno a finire nel nostro super covo segreto degli Ninja Just Combat, perché dobbiamo assolutamente capire molto di più. Sono in ansia per questa cosa, cioè sapere che c'è stato un hacker qui è veramente assurdo. Ok, che facciamo? Joe, facciamo che come dei veri ninja dobbiamo stare molto attenti e mi raccomando ragazzi, andate a vedere anche voi che cosa potrebbe succedere di così strano nella nostra casa e soprattutto nei Ninja Just Combat. Io direi di andare a controllare nelle altre stanze e vedere che cosa è successo, se ha fatto qualcosa di strano. Sì, e se oddio, e se avesse installato qualche telecamera di sicurezza e ci spia tutta notte? È vero, Joe. E se è vero che potrebbe aver messo anche dei microchip come abbiamo fatto anche noi con l'hacker, con il leader degli hacker? È una rivendicazione da parte degli hacker questa. Ragazzi, ricordatevelo, mettetemelo in testa. Lui è uno degli hacker del gruppo del Cuore Nero, del Capitan Bart. E fate in fretta anche a iscrivervi nel canale di Joe. Lasciate un botto di like e noi ci vediamo al prossimo video. Da Seal Offline.